Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Riscatto consumato e San Siro cancellato. Il Palermo batte la Juventus 2-1 e torna a sorridere. Il miglior antidepressivo era proprio la vittoria, e vittoria al Barbera è stata. Palermo super nel primo tempo, abile subito a chiudere la Juventus in un angolo e a colpire senza pietà. Subito Miccoli mette a segno l'1-0 dopo un assist incredibile di Pastore. La Juventus ha le ruote a terra e il Palermo infierisce, segnando anche il 2-0 con Migliaccio su pennellata straordinaria di Cassani. Esce allora la Juventus, che trova il gol della speranza con Marchisio, e recrimina un calcio di rigore che secondo le immagini c'era. Nella ripresa il Palermo si difende, ma gli attacchi della Juventus sono sterili, quasi inutili. La difesa rosanero regge, sorretta da Bovo e Andelkovic. Bravo anche Darmian, che chiude spesso su Krasic. Al triplice fischio, applausi per tutti. Il Palermo vince e tiene d'occhio il treno delle grandi, quel treno che la Juve ha ormai definitivamente perso. Sentiamo adesso le dichiarazioni post gara. Oggi forse ho visto una squadra un po' stanca, ma è anche normale, giocano gli stessi da 8 partite in un mese, e oggi ci voleva, oltre alla tecnica, ci voleva il cuore, se no non avevi la meglio sulla Juve. È capitata la stessa medesima situazione, calcio di punizione, medesima situazione, però lì... Però non ho visto tutta questa indignazione, quindi se uno subisce un superuso e ci si indigna per un superuso, o non ci si indigna mai o ci si indigna sempre, sia capita al Palermo che a qualche altra squadra. Era importante farmi trovare pronto, magari dopo qualche prestazione non così bella, però è importante, dai, sono contento. Lo spirito di squadra, il gruppo, che penso sia visto stasera. Anche nei momenti di difficoltà comunque siamo riusciti a uscirne e a fare una bella prestazione. Il Palermo oggi ha fatto una grande partita, la Juve a tratti ci ha messo sotto, ma non dimentichiamoci che giocavamo, ecco, in effetti contro la Juve, una squadra che a inizio anno come obiettivo puntava allo scudetto, poi i risultati, ecco, non sono andati come speravano, però oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Di fronte ha trovato un Palermo voglioso di riscattarsi dopo il mezzo passo falso fatto a Milano, perché è stato un peccato venire via con 0 punti dopo un 2-0 il primo tempo. Oggi ripresa, domenica il Palermo va a Via del Mare contro il Lecce. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.